Buongiorno ragazzi e bentornati. La scorsa puntata vi abbiamo portato a Peschiera del Garda in occasione dell'Oxen Italian Open di Dog Dance. Beh, una manifestazione incredibile. Oggi abbiamo qui con noi Lucin Bergherova e Daryl, due dei protagonisti di questa giornata. Vieni Lucy, vieni Daryl, eccoci qua, ciao piccolo. E parleremo un po' di Dog Dance, cercheremo di spiegare. La Dog Dance la possono praticare davvero tutti. Non si tratta di far ballare il proprio cane, ma di eseguire una serie di posizioni e di esercizi che gradualmente si costruiscono insieme attraverso il gioco e con un sottofondo musicale. Alla base di tutto ci deve essere una profonda comprensione del cane e un ottimo feeling. È un momento tutto dedicato a questo e soprattutto al divertimento col proprio cane nella maniera più costruttiva e formativa. Allora, andiamo ad impostare insieme a Lucy e Daryl il primo step. Insegniamo al cane a appoggiare le sue zampe sulla coscia di Lucy. Lo premia finché lo metterà sotto comando. Poi andiamo a insegnare la seconda parte, l'abbassare la testa. Vedete che Lucy va a premiare in questa maniera e anche questo esercizio si metterà sotto comando. Passiamo adesso alla seconda fase. Facciamo poggiare le zampe del cane sulle ginocchia del conduttore, vedete? E poi cominciamo con l'andare giù e andiamo a premiare quando il cane mette la testa in basso. Vedete? Questo è l'esercizio finale. Beh, che dire, divertentissimo. Ora andiamo a vedere un'altra chicca. Lucy ci farà vedere un altro esercizio. L'importante è che queste performance le spezzettate, fate in maniera di renderli per gradi, di andare avanti per gradi. Ora sta facendo il massaggio cardiaco e vedete che premia e poi va a fare la respirazione bocca a bocca. Massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Beh, io intanto oggi ringrazio Lucy e Daryl e ci vediamo la prossima volta dove andremo a spiegare la Pro DD, che è la base della Dog Dance. Sono tutti quegli esercizi propedeutici per la Dog Dance. Arrivederci alla prossima ragazzi.